Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. Oh, ci siamo. Siamo pronti. Abbiamo due talenti qui di fronte a noi. Allora, stop alle chiamate per gli ascoltatori per il momento. Ma si passa al clima ospiti della notte di Radio Radio by Night Roma. Eccoci, siamo qui con di nuovo la compagnia Controcorrente. Loro sono Barbara. Ciao, Barbara. E Simone. Simone che in questo momento, eccolo, è microfonato proprio adesso. Eccolo. Ci riproporranno anche loro una scena di un film comico, di quelli che vorremmo che ritornasse di moda sempre, perché il film è Borotalco, il grande verdone. La scena è quella della targhetta. Vi devo dare però un annuncio importante, sì. Il televoto è chiuso. Oh, esatto. Stop alle telefonate. Allora, entriamo nel clima schermi del Killjoy, ascoltatori della notte della capitale, in diretta. Adesso vi facciamo sentire la scena del film Borotalco. By Night Roma. Beh, che ti sembra? Come sto? Mi pare un pupazzo. Perché un pupazzo? Mettete un po' dritto. Ma no così, più sciolto, più disinvolto. Oh. Adesso mi devi dire che c'entrano ste scarpe marroni quando c'hai quei bei mocassini nuovi. E dai, su. E l'orologio? Perché ti continui a mettere sto orologio quando c'è quello bello che ti ho regalato io? E la cravatta, se? Sta cravatta andava de moda 10 anni fa. Ah, oh, io non riesco a capire perché a questo gli sfigura tutto. Sergio, tu le cose le devi venire a comprare con me. Sbagli le taglie. Guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non fai di niente. Oh, lo sai a chi l'ho visto sto colore io? L'altra sera in televisione, a Iglesias, ce l'avevo uguale proprio. E come no? Comunque, mo, a proposito di televisione, lo sai chi ce la potrebbe regalare una bella a colori? Zio Renato e zia Elisa. Quando ci sposiamo, naturalmente. Rossè, questo mi aspetta. Ecco, bravo, cambia discorso, va. Rossè, lei non è che cambia discorso, ma me lo puoi dare il tempo di realizzarmi, di ingranare, di sfondare col lavoro? E tu pensi di sfondare qua dentro? Ma che ne sai, te? Chi te lo dice? Vabbè, stai spicciate, va, io ti aspetto in macchina. Sergio! La targhetta by Night Roma. Allora ci siamo, applauso di incoraggiamento. Grazie, fatelo, grazie. Vai, applauso, ma applauso, vai, dai, su. Ci siamo, la rifanno. Doppiaggio by Night Roma, attenzione. By Night Roma. Beh, che ti sembra, come sto? Me pare un pupazzo. Perché un pupazzo? Mettete un po' dritto. Ma no così, più sciolto, più disinvolto. Oh. Adesso mi devi dire che c'entrano queste scarpe marroni quando c'hai quei bei mocassini nuovi. E dai, su. E l'orologio? Perché ti continui a mettere questo orologio quando c'hai quello bello che ti ho regalato io? E la cravatta, se. Sta cravatta andava de moda 10 anni fa. Oh, io riesco a capire perché a questo gli sfigura tutto. Sergio, tu le cose le devi venire a comprare con me. Sbagli le taglie. Guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non gli vado di niente, oh. Lo sai che l'ho visto sto colore io? L'altra sera in televisione a Iglesias. Ce l'aveva uguale proprio. E come no? Comunque, mo, a proposito di televisione, lo sai che ce la potrebbe regalare una bella colori? Zio Renato e zia Elisa. Quando ci sposiamo, naturalmente. Rosè, questo mi aspetta. Ecco, bravo, cambia discorso, va. Rossella, io non è che cambio discorso, ma me lo vuoi dare il tempo di realizzarmi, di ingranare, di sfondare col lavoro? E tu pensi di ingranare qua dentro? Ma che ne sai te? Chi te lo dice? Vabbè, sei spicciate, va, io ti aspetto in macchina. Sergio! La targhetta! Radio by Night Roma 104.5.